tema del 60° anniversario della liberazione dal fascismo pone alla nostra attenzione, alla riflessione storiografica, la domanda quando questa lotta di liberazione contro il fascismo e dal fascismo ha avuto inizio. E la risposta più sensata è che ha avuto inizio con l'affermarsi stesso del fascismo. Certo, al principio sotto forma di lotta di minoranze, e questo per una ragione che spesso resta in ombra, cioè per la natura inesauribilmente trasformistica del fascismo. Trasformismo mussoliniano è stato il culmine, per così dire, di una tradizione negativa della nostra vita politica. Esso, all'indomani della marcia su Roma, ha dato vita ad un governo nel quale erano tutti insieme raccolti, con l'avallo del sovrano, la maggioranza liberale, i nazionalisti, parte dei popolari, moderati di varia ispirazione. Trasformismo da un lato e violenza di piazza dall'altro furono le armi e la base per diventare maggioranza. Ricordo con pedanteria linguistica che nella lingua italiana maggioranza, nell'italiano del 300 naturalmente, vuol dire anche sopraffazione. C'è una pagina della cronaca di Dino Compagni in cui uno dei capi dei ciompi si rivolge ai signori e dice: la finirete con le vostre maggioranze, appunto nella lingua italiana del 300. Violenza di piazza, violenza contro le associazioni e le organizzazioni del movimento operaio, delle camere del lavoro, in un clima, quello del dopoguerra, dell'immediato dopoguerra, che era caratterizzato, forse è difficile tornare ora nella situazione di allora, da una inquietudine e delusioni diffuse. Centinaia e centinaia di migliaia di morti nelle trincee, grandi promesse alle classi lavoratrici coinvolte nel conflitto, furono la premessa per una enorme scontentezza e delusione e inquietudine che pervase e invase il paese per mesi, in una tensione che fu spesso guerra tra oppressi. Basti pensare alla tensione contro il movimento dei reduci dalla guerra e alla formazione di organizzazioni violente come le organizzazioni squadristiche, che fiancheggiavano una ricerca di consenso. Ma per stravincere le elezioni del 1924, quando ormai il fascismo era al governo con l'avallo della monarchia e con il consenso dei partiti moderati, perché il blocco moderato, il listone, avesse il trionfo elettorale che ebbe nel 1924, fu necessario cambiare la legge elettorale, abrogare il sistema proporzionale, unico veicolo per applicare il principio del suffragio universale, e introdurre un sistema maggioritario che diede alla formazione denominata listone la prevalenza straripante nel Parlamento. Il trasformismo restò fino alla fine la caratteristica dominante e a lungo vincente del fascismo. Per ingannare un popolo e tenerlo avvinto è il trasformismo la risorsa più efficace. E trasformista fu Mussolini sin dal primo momento della sua lunghissima carriera. Dall'estremismo rivoluzionario del 1912, insieme con Pietro Nenni, egli capeggiò lo sciopero generale contro la guerra alla Libia, contro la guerra che portò alla conquista della Libia. Sciopero generale a carattere eversivo, si disse, patì il carcere insieme con Pietro Nenni,
per quella iniziativa rivoluzionaria, da quell'estremismo alla scelta del 1914 in pro dell'intervento italiano nella guerra mondiale, passaggio spettacolare da un angolo all'altro dello schieramento politico, propiziato, gli storici ben lo sanno ormai, da un intervento venale. Egli fu arruolato dai servizi francesi, che avevano interesse a portare l'Italia su di una posizione lontana da quella tedesca e austriaca, dentro l'alleanza dell'Intesa. Fu un passaggio che portò alla rottura con il suo partito, con il Partito Socialista, e che rimase come spartiacque invalicabile tra lui e i suoi antichi compagni di partito. Trasformismo che si riprodusse agli albori stessi del movimento fascista, che passò dal repubblicanesimo radicale del 19, dei primi fasci, alla scelta monarchica e alla scelta di arruolamento nel solco delle forze moderate, quando il re, all'indomani della manifestazione denominata Marcia su Roma, gli affidò il compito di formare il governo. Ma l'inganno trasformistico, a beneficio delle classi dominanti evidentemente, proseguì anche dopo le leggi eccezionali del 1926 e anche dopo il concordato con la Chiesa del 1929. La finta dialettica all'interno del movimento fascista, intrecciata con un fascismo di sinistra a cui toccava di tenere legate le nuove generazioni, la finta dialettica all'interno dello Stato totalitario serviva ad additare alle nuove generazioni che un vero fascismo esisteva e non era quello delle classi dominanti, che costituivano invece il fondamento del regime. L'inganno fu messo in crisi dall'avventura rovinosa della guerra, alla quale ci avvicinammo impreparati da ogni punto di vista, e ci avvicinammo con il cinismo del capo del governo, il quale dichiarò ai suoi collaboratori che alcune migliaia di morti erano indispensabili per potersi sedere al tavolo della pace dopo una guerra velocissima, che fu una guerra di 6 anni e che distrusse l'Europa. E però, nonostante il disastro militare e le macerie, fu ritentato ancora una volta il ritrovato trasformista nell'ultima avventura del fascismo, quella della Repubblica Sociale Italiana, sotto tutela tedesca. Il crepuscolo del fascismo costò lutti infiniti, ma fu anche il momento del massimo dispiegamento del trasformismo. Ormai impotente, forse non più creduto, ma assassino. Si pensi allo scatenamento propagandistico di quei 18 mesi. La carta del lavoro, la socializzazione delle imprese e sul piano dei simboli, cosa oscena, l'appropriazione di Mazzini come simbolo del repubblicanesimo italiano e quindi della neonata Repubblica Sociale Italiana da parte di coloro che in complicità con la monarchia, degli eredi di quella tradizione, avevano fatto delle vittime. E l'arruolamento dei traditori, Bombacci, e il tentativo in extremis di adescare il Partito Socialista quando ormai la Repubblica Sociale moriva, il lancio di un'ipotesi di passaggio dei poteri al Partito Socialista da parte della Repubblica Sociale, che fu stroncato dall'intelligenza politica di Sandro Pertini con la durezza che gli era caratteristica. Furono queste le tappe di una prolungata ed estrema convulsione trasformistica, cui nella pratica corrisposero il terrore, la tortura
le stragi e le rappresaglie. Non fu più credibile e non fu creduto. L'equivoco, ora ricorrente, che ritorna ciclicamente con la formula che io detesto perché è paternalistica e falsa, dei ragazzi di Salò, l'equivoco è insano perché quei giovani furono costretti ad arruolarsi sotto il ricatto di essere internati in Germania perché remitenti alla leva. Se di storia si deve parlare, se ne deve parlare con fondamento. Se c'è stata una spinta alla ribellione, al rifiuto, alla non collaborazione, che ha fatto della guerra di liberazione un movimento di massa, questo è un altro punto sul quale ritornare, non un movimento di minoranze, un movimento di massa, elite combattenti che avevano alle spalle la maggioranza del paese. Se tutto questo c'è stato e segnò la fine del fascismo dell'animo degli italiani, questo poté accadere perché alla fine la maggioranza disse: non ti crediamo più, non sei più credibile. La lotta di liberazione, la ribellione al fascismo nasce da questo rifiuto. Non crediamo più ad un trasformismo che è durato 22-23 anni. Troppo a lungo gli oppositori furono molto pochi. Gli oppositori al fascismo monarchico, al fascismo protetto e in simbiosi con la monarchia. Ezio Franceschini, un nome che io faccio per molte ragioni. Innanzitutto perché è uno straordinario personaggio dell'università italiana. L'università italiana non ha brillato durante la lotta contro il fascismo, non ha brillato. Alcuni uomini si sottrassero, con conseguenze personali gravissime, alla sopraffazione più grave, cioè quella di giurare fedeltà al regime fascista. Altri divennero antifascisti per merito dei loro maestri. Ezio Franceschini fu un uomo esemplare da questo punto di vista. Egli fu professore all'Università Cattolica di Milano, allievo di un grandissimo umanista italiano, Concetto Marchesi, comunista, animatore della resistenza a Milano durante l'occupazione tedesca. Ezio Franceschini, cattolico specchiato, antifascista inaffondabile, estroso, organizzatore militare, non soltanto intellettuale, è tornato spesso su queste vicende. Io lo ricordo anche per un'altra ragione, perché esiste una fondazione Franceschini in cui sono raccolti i suoi documenti, le memorie, una fondazione scientifica alla Certosa del Galluzzo vicino Firenze, che fa un lavoro meritorio, e credo che il presidente Scalfaro sappia qualcosa della fondazione Franceschini. Ebbene, Ezio Franceschini è tornato più volte sul piano memorialistico e storiografico su questi avvenimenti di cui fu così importante protagonista. Inventò la Framma, Franceschini Marchesi, era una rete della resistenza per gli aviolanci ai partigiani nell'Italia del Nord. Io l'ho conosciuto quando era molto anziano, mi ha raccontato che alcune volte le armi per i partigiani venivano nascoste dentro la cripta della cappella della Cattolica a Milano. Ecco, rendo omaggio al genio inventivo di quest'uomo. Ebbene, nei suoi reiterati interventi storiografici e memorialistici su queste vicende, egli ha ricordato più volte il 90% dei condannati dal Tribunale Speciale per la Sicurezza dello Stato, inventato dal fascismo dopo le leggi eccezionali del novembre 26, erano comunisti. Essi erano i pochissimi che continuarono a lottare attivamente sul suolo italiano contro il fascismo, a rischio dell'arresto, della vita, delle condanne. Lo stesso Tribunale Speciale per la Sicurezza dello Stato era stato inventato contro il Partito Comunista. Questo
spiace che si dimentichi, nella bufera di ignoranza che sta invadendo il nostro paese sul piano giornalistico e storiografico. Fu inventato per imbastire il processone, per mettere sulla sbarra degli imputati Antonio Gramsci, Umberto Terracini. Questo ritrovarsi, come ha scritto Franceschini, i comunisti quasi soli, con delle minoranze intellettuali borghesi generosissime, ma ultraminoritarie, poté essere sfruttato dal regime per ribadire l'immagine che esso costituiva il baluardo contro il comunismo. È una volgarità intellettuale che sentiamo ripetere ancora in questi giorni. Ma l'allontanamento dal fascismo delle minoranze attive, anche dei vari ceti che erano rimasti stregati dal trasformismo fascista, si produsse in un momento che fu forse il punto di non ritorno, le leggi razziali. 1938, settembre 1938. In questa università il primo rettore, questa è una macchia che non sarà facile cancellare, fu uno dei due autori del manifesto della razza. Si chiamava Pende. E il 31 luglio del 1938 al Popolo d'Italia, quotidiano di proprietà della famiglia Mussolini e quindi il principale giornale italiano, ebbe a dire, a dichiarare a sostegno del proprio lavoro come autore di quel manifesto: anche sul terreno razziale noi tireremo dritto. Si aprì allora però anche una prima seria frattura con la Chiesa cattolica. Pio XI, un papa che forse andrebbe ristudiato da parte degli storici per la ricchezza intellettuale con cui cercò di contrastare il razzismo nazista, Pio XI, in occasione della visita del Führer in Italia nel 1938, si ritirò a Castel Gandolfo, chiuse i Musei Vaticani, e quando il Führer si spostò a Firenze per ammirare l'arte che a Firenze trabocca, fece chiudere la chiesa di Santa Croce, la Basilica di Santa Croce, e dettò all'Osservatore Romano una dichiarazione contro coloro che brandiscono una croce che non è la croce di Cristo. E il popolo d'Italia lo aggredì. Questa dichiarazione dell'Osservatore Romano è del 5 maggio del 38, il popolo d'Italia lo ingiuriò l'8 maggio del 38. Morì troppo presto Pio XI e il suo successore fu, all'inizio del suo pontificato, posto dinanzi all'evento che forse avrebbe desiderato che non si producesse così presto: lo scatenamento del conflitto, 1 settembre del 39. Quella guerra fu la tomba del fascismo, disonorò il nostro paese. Noi non siamo amati molto in Francia, ancora oggi, per la pugnalata alle spalle inferta ad un paese già in ginocchio. E abbiamo compartecipato alla aggressione contro l'Unione Sovietica, operazione Barbarossa, mandando a morire decine di migliaia di italiani per una guerra senza alcuna ragione, l'aggressione all'Unione Sovietica. L'inadeguatezza militare del regime si vide già subito con lo sbarco in Sicilia, e a quel punto la miseria di tutto il paese divenne incalcolabile. Allora anche i miti, le persone miti, appresero l'arte dolorosa del combattimento. Io voglio ricordarlo anche questa volta con le parole di Ezio Franceschini,
in un suo bellissimo scritto del 1975 intitolato Il mio no al fascismo. Un altro grande insegnamento, dice Franceschini, mi è venuto dalla Resistenza, alla quale, come ho detto, partecipò in prima persona. I cattolici, all'inizio assai timidi, finalmente superarono l'istintivo orrore delle armi. Hanno imparato a combattere, non più inermi, l'illegalità e l'ingiustizia. A battersi senza odiare, ad amare, pur uccidendolo per ristabilire la giustizia, l'avversario ingiusto. Egli conclude ormai la mia parte, quale che sia stata l'ho fatta. Vorrei soltanto che i giovani, leggendo le pagine di questo mio fascicolo, che parla di rovine, di morte, ma anche di eroismi e di sacrifici, potessero dire: ecco degli uomini che hanno amato più che la vita la libertà e la giustizia. Non è separabile da quella lunga lotta della quale l'insurrezione del 25 aprile fu soltanto l'epilogo, soltanto gli sciocchi e i cinici amano la formula montanelliana «si insorse quando non c'era nulla contro cui insorgere». Solo un cinico può dire questa sciocchezza. Era cominciata molto prima l'insurrezione e culminò il 25 aprile. Non è separabile questa lotta culminata il 25 aprile dal suo risultato più duraturo e positivo, la scrittura della Costituzione della Repubblica. Un monumento giuridico, un monumento propositivo, come scrisse una volta Calamandrei, un atto rivoluzionario perché nega lo stato delle cose e vuole modificarlo. Chi oggi aggredisce la Costituzione ferisce la Repubblica, offende la lotta di liberazione.